Buongiorno, ecco, ci siamo. Grazie a voi dell'invito. Le presentazioni in generale, queste in particolare, mi mettono sempre un po' in imbarazzo perché creano un'attesa, appunto, anche il rapporto tra relatore e ascoltatori viene sempre in due, no? E c'è un gioco tra quello che il relatore dice, le attese che ci sono. Io, essendo una donna laica che si occupa di teologia in modo professionale, di fronte a una platea di preti, voi capite, il gioco è carino, eh? Cioè è uno squilibrio tra le attese e le parole abbastanza complicato. Io proverò a dire e condividere alcune cose. Spero che siano sufficientemente interessanti, non tanto in sé, ma abbastanza provocatorie da far sì che dopo ci sia un dialogo, nel senso che mi interessa abbastanza, e credo in questo tempo di chiesa sia abbastanza utile, evitare il più possibile rapporti unidirezionali in cui uno ha il potere del microfono e gli altri. Però ricordate che, per esempio, il pubblico ha il potere delle facce, quindi può fare delle facce che danno al relatore la possibilità di capire che cosa sta succedendo, e poi da lì in poi, insomma, nella seconda parte ci sarà anche un po' di possibilità di dialogo, anche perché, per esempio, parlare di sinodalità in questa modalità è già, come dire, partire col piede sbagliato, no? Nel senso che è una esperienza, quella della conferenza, che esprime totalmente un modello di chiesa che è quello monodirezionale, no? Da chi sa a chi non sa, no? Mentre soprattutto in questo momento di grande trasformazione non c'è nessuno che sa. Ci sono alcuni che hanno degli strumenti culturali, altri che hanno degli strumenti legati alla loro esperienza e alla pratica, e si tratta di provare ad immaginare un modello di chiese di cui nessuno di noi può sapere quali saranno veramente. Cioè, se volete, la grande premessa a tutto questo ragionamento, l'ho messo un po' nel titolo che avete poi sul foglio, ma non fate come i cristiani a messa che invece di ascoltare leggono il foglio. Tenete il foglio da parte che vi serve da promemoria, ma ascoltate. Il titolo che ho messo tra soggetti, forme e riforme, ed è un po' nel titolo la grande premessa che sta dietro a tutto il mio ragionamento e che dico in una sola frase, se serve dopo mi chiedete la ampliamo un po'. Cioè, dietro tutte le cose che dirò c'è un'ipotesi fondamentale, ed è che siamo in un tempo di transizione come non se ne ricorda uno per quanto riguarda la Chiesa da più o meno 15 secoli. Tutti i tempi sono tempi di cambiamento, è sempre necessario adeguarsi al tempo che viene, questo succede sempre, come ognuno nella propria vita, cambiando età, cambiando situazione, è in continua necessità di adeguarsi. Ma poi ci sono alcuni punti che sono dei passaggi più fondamentali, no? C'è un cambiamento di tutti i giorni, però poi ci sono alcuni passaggi, no? Ognuno di voi rende vera la propria scelta di vita, sacerdotale o laicale, ogni giorno della propria vita, tutte le mattine che si alza. Però è vero che poi c'è stato un giorno in cui c'è stata un'ordinazione, quel giorno lì fa una differenza, no? Ecco. E in qualche modo la transizione che stiamo attraversando è uno di quei giorni speciali lì. Non è una transizione qualsiasi, non è una transizione di breve periodo. La Chiesa delle origini aveva una sua forma di vita, si è assestata, questa forma di vita ha avuto la sua completezza, un certo equilibrio in quella che si chiama la forma gregoriano-tridentina, cioè dal 1000 al 1500 ha avuto il suo tempo di splendore, che si chiama cristianità, cioè una possibilità di esprimersi in forme culturali, sociali, puntini, tutto ciò che segue, e poi ha cominciato ad andare in crisi, ha perso qualche pezzo, caduta qualche tegola, si è un po' sbrecciato il muro, sempre peggio, sempre peggio. Siamo in una situazione di rovine,
E questo è il punto di partenza, cioè quella forma lì non c'è più. Sopravvive, ci raccontiamo che c'è, facciamo finta che ci sia, perché certo i grandi cambiamenti culturali non avvengono in una settimana, non è che no, le cose cambiano di colpo, ma non c'è più, quella forma lì non c'è più, non tornerà. Possiamo essere nostalgici, dire che dramma, che peccato, come gli ebrei in Babilonia, dire ah ricordate come cantare i canti del Signore in terra straniera, possiamo fare tutta una serie di ragionamenti, ma quella forma non torna. Vaticano II dice, ok, guardiamo con un po' di fiducia, no? Quella forma è finita, cominciamo a immaginarne un'altra. E i 50 anni che ci separano da Vaticano II sono stati una lunga presa d'atto, faticosa, dolorosa, travagliata, con conflitti, con passi avanti, passi indietro, come sempre succede nelle grandi transizioni, di questa fine, di questa necessità di immaginare una forma che nessuno di noi qui presente vedrà compiuta. Mettiamoci l'animo in pace. È una transizione di lungo periodo. Nonostante la velocizzazione della storia, prima di riavere, se si avrà un'unica forma di nuovo assestata, passerà quel secolo e mezzo ancora. Ma è chiaro che se non si comincia, non ci sarà. È come la costruzione delle grandi cattedrali gotiche, che sono state proprio il simbolo della forma gregoriana tridentina di chiesa. Gli scalpellini che hanno cominciato a incidere la prima pietra sapevano che non avrebbero visto la cattedrale finita. Ma se ognuno non affaceva la sua pietra, la cattedrale non sarebbe finita mai. E noi ci troviamo in questo tempo qui, poi ognuno di noi, secondo me, può fare i suoi ragionamenti o prendersela con Dio dicendo, ma ad esempio io sarei volentieri nata nel 1200 al tempo delle grandi università della scolastica, maschio, perché in quel tempo di essere donna era un problema, peggio che oggi, però invece il Padre Eterno ha avuto l'idea di farmi nascere in questo tempo qui, che vuol dire che questo è il tempo della salvezza, no? Cioè, ognuno di noi può avere degli altri desideri, ma di per sé questo è il luogo dove Dio ci mette e questa è la grande avventura di trasformazione della Chiesa a cui siamo chiamati. E io credo che su questo bisogna essere contemporaneamente, e Papa Francesco ce lo sta mostrando con grande chiarezza, misericordiosi e radicali. Cioè in tempi di transizioni bisogna essere lucidi, vedere con durezza le cose e poi avere una grande magnanimità per tutte le relazioni personali. Grande durezza sulle questioni strutturali, grande magnanimità sulle situazioni personali. Questa è la grande premessa, ovviamente molto discutibile, ma io sono abbastanza pronta a difendere la mia idea della grande transizione. Quindi, come dire, il fatto che siamo tutti sconcertati, un po' delusi, tentati dal cinismo, stanchi, vagamente depressi, non è un fatto biografico. Poi ognuno ci metterà del suo. Ma non è un problema né spirituale né biografico. È legato alla grande transizione. Il rischio è che se uno guarda troppo corto si deprime. Sono sicura che il 90% dei preti in una diocesi ad alto tasso di efficienza come questa pensano le abbiamo provate tutte. Abbiamo fatto in un modo, abbiamo fatto nell'altro, abbiamo fatto il progetto, abbiamo fatto il piano pastorale, abbiamo fatto le schede, ci siamo inventati quello, tanto non funziona niente. Poi ognuno conclude secondo se stesso, tipo la gente è troppo distratta, c'ha troppi soldi, non si impegnano più, non ci sono più le famiglie cattoliche di una volta, oppure io non sono abbastanza bravo, non prego abbastanza, devo impegnarmi di più, oppure non lo so, questo mondo non si capisce più niente, non c'è più religione, cioè possiamo poi concludere in tanti modi, ma il punto da cui partiamo tutti è più o meno, le abbiamo provate tutte, tanto non funziona niente. Peggio, l'alternativa è quando uno dice, io ho capito qual è la soluzione, si deve fare così, tutti gli altri non hanno capito. Questo è un classico clericale, dove clericale dice, si dà in pratica dei laici clericali, e cioè
La soluzione è il movimento X o l'itinerario X o lo stile X. Questa è la nuova forma di chiesa. Questo è quello. Se tutti facessero così, funzionerebbe. Risultato: cambi parrocchia, cambi religione. Cioè, nel senso che passando da una parrocchia all'altra, o un prete che si sposta da una all'altra, tutte le volte deve fare terreno bruciato e ricostruire secondo. Tutte queste robe qua sono umanamente comprensibili, frutto di generosità, doppiamente frustranti, dato che sono frutto di generosità, perché uno si impegna pure, totalmente inutili, perché sono miopi, non vedono la grande transizione. Questa è la mia ipotesi che ho messo sul piatto, così la potete anche criticare o distruggere.